Quella dei giusti è solo la punta di un iceberg, un grande iceberg che si chiama Resistenza, che ha preso tante forme, ma che univa, per dirle con le parole di Liliana Segre, le persone che hanno fatto una scelta, che non sono state indifferenti, che si sono messe in gioco, che hanno rischiato anche per aiutare gli ebrei perseguitati, i partigiani che fuggivano, i feriti, quelli che avevano problemi con le infinite polizie del fascismo e del nazismo. Purtroppo questo iceberg, il numero delle persone che noi conosciamo e che qualifichiamo come giusti è larghissimamente sottostimato. La verità è che furono decine di migliaia in tutta Italia, nell'Italia occupata, dai nazisti e sotto la Repubblica Sociale, a ospitare un fuggiasco, un militare alleato, uno che era inseguito da un ordine di cattura che sfuggiva alla leva della Repubblica Sociale, che era perseguitato per motivi razziali. E a tutte queste persone io credo che ancora noi oggi la Repubblica debba enorme riconoscenza. Noi riconosciamo nei giusti per i quali è stata trovata una documentazione e che quindi hanno questa qualifica, diciamo i campioni, gli esempi dei tanti sconosciuti che non conosceremo mai e che però hanno fatto sì che la resistenza all'antifascismo si muovesse come pesci nell'acqua contro i nazisti che avevano invaso l'Italia e la dittatura fascista.